Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Un uro, antico buio ormai estinto, bianco in campo rosso. Questo è l'antico simbolo della città di Kaunas, che i sovietici sostituirono con un bisonte europeo. Ma con l'indipendenza dell'Unione Sovietica, l'animale originario fu riportato sullo scudo araldico cittadino. E non bastò. Venne inserito tra le sue corna un simbolo che non lascia dubbi, una croce d'oro a simbolizzare la profonda vocazione religiosa di questa terra. Primo centro industriale della Lituania, seconda città per abitanti rispetto a Vilnius, da cui dista circa 100 km, e che sostituì come capitale per 20 anni, dal 1920 al 1940, Kaunas si caratterizza per uno sviluppo urbanistico che è riuscito a lasciare intatto, e quasi completamente pedonale, l'ampio centro storico, una sorta di triangolo che si incunea verso la confluenza dei fiumi Nemunas e Neris. Il suo edificio più antico è il castello, che fu più volte attaccato e distrutto dai cavalieri teutonici, fino alla sconfitta dell'ordine nella battaglia di Tannenberg nel 1410. Successivamente la città entrò nella Lega Anseatica, sviluppandosi rapidamente come centro economico e commerciale. La città soffrì diverse denominazioni: napoleonica, zarista, polacca, sovietica, nazista e poi ancora sovietica. Quest'ultima cercò di cancellarne lo spirito religioso, trasformando tutte le sue chiese in magazzini, palestre, uffici o altro. Ad esempio la chiesa di San Giorgio, che sorge di fronte ai resti del castello e che è uno splendido esempio di gotico lituano, caratterizzato dall'uso di mattoni rossi, divenne un magazzino sotto i napoleonici e una sala da ballo sotto i comunisti sovietici. Attualmente tornate ai francescani, vi è un convento annesso e parimenti tutte le bellissime chiese della città sono tornate al culto. Ad esempio l'antica chiesa francescana di Vuotatus, fatta costruire nel XV secolo dal granduca ed eroe nazionale Vitoldo, nato nel 1352 e deceduto nel 1430, per ringraziare la Santa Vergine Maria ad avergli salvato la vita in battaglia. Sorge lungo il fiume Nemunas, in una zona strategica, tanto che i soldati francesi la utilizzarono come deposito di munizioni. Dopo la sconfitta di Napoleone, i russi la consegnarono agli ortodossi, mentre i sovietici la trasformarono nuovamente in deposito. Infine è stata definitivamente istituita al culto cattolico. Sorte simile accadde alle altre costruzioni religiose in una città particolarmente ricca di chiese monumentali, che costituiscono il principale patrimonio artistico cittadino. Troviamo chiese gotiche, oltre alle due citate va aggiunta quella di Santa Gertrude, chiese barocche, la splendida e ricchissima cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, in cui ogni pilastro presenta un altare autonomo ed usato per le celebrazioni. Il complesso dei Gesuiti è dedicato a San Francesco Saverio, il monastero camaldolese di Paz Angelis. Chiese neobizantine, quella di San Michele Arcangelo, ed anche chiese contemporanee come l'imponente Chiesa della Risurrezione, la cui realizzazione risale ai giorni dell'indipendenza del 1918 come ringraziamento al Signore. Caratterizzata dall'altissimo campanile, terminato nel 2005, Stalin aveva fatto abbattere il precedente quando aveva fatto trasformare l'edificio in fabbrica, è fortemente voluto dalla municipalità di Kaunas come simbolo cittadino che celebrasse il ritorno alla piena religiosità della Lituania. L'arcidiocesi di Kaunas comprende inoltre nel proprio territorio la diocesi di Šiauliai, in cui sorge la celebre collina delle Croci, antico luogo di pellegrinaggio divenuto sotto i sovietici il simbolo dell'identità nazionale lituania che i comunisti cercarono inutilmente di distruggere. Basti pensare che all'inizio del XX secolo c'erano poco più di un centinaio di croci, mentre adesso se ne contano oltre 50.000. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.